una malattia non riguarda solo la pelle, riguarda pure l'interno, riguarda l'esofago, l'intestino, riguarda, quindi soffre tutti i giorni, diciamo, tutti i giorni si fa male, tutti i giorni deve subire delle medicazioni, le ferite si devono curare. La malattia si chiama l'epidermolisi bollosa distrofica, Che che praticamente praticamente il collagene, lì manca il collagene, la proteina che deve produrre il collagene c'è la quantità minima. quindi se si Quindi praticamente la pelle non gli rimane attaccata, quindi al minimo urto, magari se sbatte, se struscia la mano da una parte oppure se lo abbraccia un po' più forte, lì si formano delle bolle piene di siero, infatti porta pure l'anemia, c'è cioè pure l'anemia lui perché perde tanto sangue. Un tot di medicine, un tot di Mepilex, un tot di bende, un tot di creme antibiotiche e quelle altre creme che ha. Invece lui la quantità, diciamo, su delle creme stiamo là, però su delle altre cose che magari non si trovano qua all'ospedale, non ce l'ha disponibile perché non lo usa in ospedale, quindi viene da fuori, ho sempre problemi, quindi mi trovo senza. Devi prendere cura della pelle, delle cicatrici che rimangono dopo, di farle avere, diventare la pelle morbida, diciamo, idratata, su quello, le creme, le crosticine, curarle con la crema Bactroban. Fa la fisioterapia consigliata dall'ospedale perché non riusciva a camminare bene perché comunque ne ha sotto i calzini ne ha delle fasce che comunque vanno cambiate tutti i giorni nelle delle ferite, quindi magari a volte ha le ferite sotto e mi chiede mamma in braccio perché comunque non può, no, mi dice anche se ne ha 2 anni mamma fa male, non posso camminare in braccio. L'alimentazione deve mangiare tutto frullato. Non può mangiare dei pezzettini, quindi va a mangiare tutto frullato Perché per invece? evitare che l'esofago si sforzi e per evitare che sull'esofago si formano delle bolle, perché comunque formandosi delle bolle si formano dietro le cicatrici, dopo un tot di cicatrici l'esofago si richiude e arriva che non può più mangiare niente, non può più inguaiare niente. Già comunque fa fatica a masticare bene perché la bocca è tutta piena di bolle, di afte. Comunque ci sono delle creme appunto che li metto pure per le afte in bocca, però comunque ne ha tutti i giorni, si formano perché lui solo mangiando si fa le ferite in bocca, ma comunque proviamo a farlo mangiare quasi tutto però frullato, però pure su quello dobbiamo stare attenti perché porta alla stitichezza. Quindi lui già è più di un anno e mezzo che ha una ragata dentro o più ragate dentro al culetto e piange tutte le volte che fa la cacca. E quindi lui per fare la cacca è una tortura, la trattiene, la fa un po' più dura, nonostante le bustine dei medicinali che gli do per aiutarlo a fare la cacca molla. Lui, avendo paura, essendo terrorizzato, la trattiene, appena la fa un po' più dura, riesce praticamente, l'ho visto mentre gli cambiavo il pannolino, come gli usciva la pelle fuori e la faceva con il sangue. Certe volte la notte mi si sveglia urlando perché gli si provocano delle lesioni all'occhio, dentro all'occhio e sulla cornea. Quello purtroppo non li posso, li metto solo le lacrime artificiali,
nel modo di aiutare l'occhio di rimanere idratato. Poi col passare del tempo questa malattia cosa porta, diciamo? Verso l'adolescenza, diciamo, verso i 20 anni porta al tumore della pelle e ne sono parecchi che sono morti per il tumore della pelle. Cioè ci sarebbe un peggioramento da oggi a 20 anni della malattia? Dipende da come viene curato e dipende da lui, perché comunque lui magari quando era più piccolino era predisposto a fare delle ferite in altre zone, adesso che cammina è predisposto a farle le mani, i piedi, che comunque alle mani vanno quelle tante cicatrici formate, si vanno a portare alla chiusura delle mani, quindi si deve subire l'intervento, non può usare più le mani come prima, ma comunque io provo, magari adesso ne ha le mani un po' più sfasciate, però quando vedo che è il momento le fascio per evitare che si formano le altre ferite, per evitare che si formano le altre cicatrici. Non c'è niente. Non si può fare niente. Solo le medicazioni tutti i giorni, evitare le infezioni, aiutarlo a crescere bene, aiutarlo a mangiare bene, sano, perché lui gli manca il ferro come tutti gli altri, quindi automaticamente se l'anemia si aggrava pure le ferite non si richiudono più. E quindi da là tutto un problema, gli altri problemi. Mi ha assicurato il 10, quando siamo state alla manifestazione, che comunque sia l'epidermolisi bollosa sicura. Hai parlato con Vannoni? Sì, ho parlato con Vannoni davanti a tutta quella gente che c'era presente, si è avvicinato da di Dennis, l'ha conosciuto Dennis e mi ha assicurato che comunque non ha effetti collaterali e quindi noi come genitori, nonostante tutte le altre persone che magari sanno che per l'epidermolisi bollosa non c'è cura, noi come dei genitori ce la sentiamo di provare. Noi praticamente abbiamo ricevuto la prescrizione del dottor Andolina, abbiamo fatto subito la raccomandata a Brescia, ci hanno rifiutato e adesso dobbiamo accedere al giudice del lavoro. Dobbiamo contattare l'avvocato e andare avanti con l'avvocato per ottenere l'ok per poter fare la cura con la sua. Questione soltanto legale rimane, sì. Adesso. Diciamo. Sì, perché comunque la certezza dal dottor Vanori che lui può essere curato con il metodo stamina c'è. Quindi eventualmente Dennis verrebbe curato a Brescia? Sì. L'ospedale di Brescia. Sì. Perché lo ricordiamo, a Brescia è l'unico centro. Sì, adesso è l'unico centro a Brescia, con la speranza che comunque sia. Si può curare pure negli altri ospedali, siccome ho sentito che pure all'ospedale di Pescara stanno collaborando, hanno dato diciamo l'ok per collaborare con Brescia, adesso si aspetta solo l'incontro con il dottor Vano. Speriamo che comunque, perché come lui qua in Abruzzo ci sono pure altri bimbi, altri adulti che hanno bisogno di queste cure. Siccome la lista di attesa a livello è molto lunga a Brescia, speriamo che riescano a accorciare un po' i tempi. Hanno detto che è curabile con il metodo stamina, quindi noi la vogliamo provare, io la voglio provare e mio marito pure. Tu sei convinta della bontà di Vannoni? Sì, cioè. Io l'ho visto, il dottor Vannoni a me mi ha guardato negli occhi e ha detto andate avanti. Io appena l'emozione, perché comunque avevo sempre sperato di poter vederlo un giorno, di poter far vedere Dennis, e avevo sempre sperato che mi dia una buona notizia, poi quindi arrivata la buona notizia sono scoppiata a piangere
però comunque lui si è avvicinato a Dennis, l'ha visto, gli ha parlato e mi ha guardato negli occhi davanti a tutta la gente ed è andata avanti. Non lo voglio vedere quando va all'asilo, che magari non può fare tutto quello che fa, non lo voglio arrivare a vedere che c'è il rischio di arrivare a 8 anni che non può più camminare, deve camminare con una sedia a rotelle, perché comunque porta alle tante cose, cioè non è solo una questione di pelle. Soffre tanto perché magari vorrebbe correre, fuori non la posso lasciare camminare da solo, devo tenere in mano, quindi in mezzo ai bambini non la posso lasciare, perché se cade si provoca delle lesioni. Le lesioni tendo a non farle fare l'infezione, però comunque a volte sì, lo fa. Quindi lui due ore al giorno viene medicato, magari pure quel tempo di 2 ore lui le potrebbe sfruttare in un altro modo, andare a giocare fuori con i bambini. Invece lui deve subire dei dolori, diciamo. E dove sta? Ciao. Sta andivario? Vieni, dai un bacino a papà. Dai un bacino. No. Lo sai che lo vedo un altro bimbo? Dopo lo fa vedere a Giulia. Perché tanto la Giulia?